Che cosa ti aspetti dalla vita? Prosperità? O soltanto una posizione finanziaria di rilievo? Un compagno sincero e leale? Salute? Potrebbe essere che al momento i tuoi pensieri non possono occuparsi di altro che della libertà, o della speranza, o della pace d'anima. Prima di ampliare su questo argomento, preghiamo. Padre buono, ti imploriamo a venire da noi per capire e usare la tua parola per nostro bene questo giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. In questo mondo, dove a molti sembra di non avere risposte a degli interrogativi importantissimi, di non trovare spiegazioni soddisfacenti e che ci elude la giustizia dovuta, siamo perplessi ed in cerca di significato. Non sei sicuro se possiamo anche confidare in qualunque cosa, visto che speravamo già molte volte, ma siamo sempre stato dolorosamente delusi. Ti voglio dire che milioni hanno scoperto che la Bibbia è in grado di darci una saldissima speranza, non solo per un futuro poco chiaro o distante, ma anche per la nostra vita quotidiana. Ti voglio proporre, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di mettere alla prova questo libro che ispira migliaia di persone che cercano e dona loro un'esperienza con l'unica realtà degna di fiducia, col nostro Creatore che ci ama. Lui solo ha le risposte a tutte le domande che ci opprimono. La Sacra Scrittura ci insegna che noi non possiamo risolvere il nostro stato presente senza un aiuto soprannaturale, cioè senza un intervento di Dio. Dobbiamo sapere comunque che la sua non è l'unica offerta. Questo, siamo d'accordo, fa le cose un po' complicate. Ma Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per distinguere fra le due, per essere precisi, fra la sua e tutte le altre proposte. Nella Bibbia il Signore ci parla del ritorno di Gesù. Ogni 25esimo versetto del Nuovo Testamento menziona questo giorno come la tanto anelata uscita di tutte le perplessità della nostra vita e il rientro, per chi vuole e si prepara adesso, nel paradiso perduto. Secondo la rivelazione di Dio, questo momento di cui parliamo non sarà una perdita di consapevolezza di se stessi, perché saremo uniti col cosmo o l'energia divina. Per essere promossi in uno stato di felicità eterna, nel senso biblico, non dobbiamo neanche liberarci del corpo per avere un'esistenza eterea, spirituale. Al contrario, nel questo giorno l'uomo diventerà come è stato prima, proprio nel paradiso. Un essere di carne ed ossa, con i suoi bisogni e desideri raffinati e nobili come nel principio. Questa metamorfosi totale la chiamiamo salvezza. Se questo è quello che brami davvero, ho per te una buona notizia. Il nostro testo per oggi lo troviamo nel libro di Isaia, capitolo 25, versetto 9. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Il momento della salvezza è ovviamente un giorno distinto, ben definito, ma non l'istante della nostra morte. L'Apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi nella sua seconda lettera, capitolo 2, primi due versetti. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Il nostro incontro con Gesù succederà nel giorno del Signore, cioè quando sarà venuto. Ed Egli arriverà per coloro che amano Lui e la sua venuta. Per aspettare un sollievo che non mancherà, devi conoscere la persona che lo garantisce come un'affidabile fonte di informazioni.
la Calabria può essere promossa come l'altro paradiso, però sono sicuro che non ti basterà per dimenticare tutte le tue preoccupazioni e fuggire questo mondo tetro. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Ti auguro che questo sia anche la tua esperienza il più presto. Preghiamo. Caro Signore, noi non possiamo vivere senza sperare, ma ciò nonostante, la speranza che non è basata su fatti non vale niente. Aiutaci dunque a trovare la beatitudine che si fonda sulla verità immutabile della tua parola. Ti prego, dacci il desiderio di conoscerti meglio ogni giorno per poter amare te e la tua venuta. Salvaci delle nostre preoccupazioni e tentazioni quotidiane per essere in grado di concentrarci sulle gemme della Bibbia e aspettare il tuo giorno con gioia. Nel tuo nome preghiamo. Amen.